È un'occasione persa di cui pagheremo i danni per molto tempo. Una scelta, tra l'altro, presa senza tenere in considerazione il grande, aggiungo grandissimo, lavoro di concertazione fatto sul territorio da Regione, SEA, Comuni e tutte le parti sociali del nostro territorio. Una decisione presa da lontano, decontestualizzata. Tutte le forze politiche, sia quelle all'opposizione ma che hanno governato in passato, sia quelle che oggi sono nella maggioranza che sostiene l'attuale esecutivo, devono assumersi la responsabilità di aver bloccato negli anni, con una lunga serie di provvedimenti sbagliati, lo sviluppo di una delle infrastrutture più strategiche per la crescita dell'industria del nord del paese e di aver messo in discussione le legittime aspirazioni di un intero territorio e del suo sistema politico.